Buonasera, ben ritrovati a F Motori da Marco Angileri. In questa nuova puntata inizieremo parlando di enduro, dell'ultima tappa che si è svolta a Fana lo scorso weekend, e poi ampio spazio a Automoto d'Epoca, la fiera di Padova. E poi nella seconda parte assieme a noi avremo Andrea Gava, pilota del Motoclub di Bibione, che ci racconterà dell'evento del 29 e 30 di ottobre. Con l'ultimo appuntamento di Fana, domenica 16 ottobre, è calato il sipario sul campionato regionale enduro articolato in 6 diverse prove. Un gran finale nella gara nella località della Pedemontana Pordenonese, che lo scorso anno ha ospitato l'appuntamento del campionato italiano assoluti d'Italia di enduro. Dopo il successo di Manzano, Christian Murgut, ventenne pilota del Motoclub Medeot in sella ad una KTM 300 due tempi, si ripete a Fana, chiudendo la gara davanti a tutti con un vantaggio di 1 minuto e 02 sull'esperto Vanni Cominotto del Motoclub Tagliamento, condizionato quest'ultimo da una caduta nel primo passaggio nella cross test. Podio per Kevin Quass, il rider del Motoclub Albatros, conquista il terzo posto sulla Honda 404 tempi. Brillante quarta posizione per il friulano Filippo Tullio, campione italiano Motorelli del Motoclub La Marca Trevigiana. Quinto lo junior Simone Dario del Motoclub Manzano su KTM. A completare la top 10 ci sono Alexei Guerli al sesto posto, Federico Liana settimo, Villi Della Pietra che chiude in ottava posizione, seguito da Davide Simonetti nono e Gianluca Tam in decima posizione. Prossimamente dedicheremo un ampio spazio all'intero campionato regionale. Andiamo a sentire le interviste al vincitore della gara di Fana, Christian Murgut, e al presidente del motoclub organizzatore, Marco Mendizza. Christian, è arrivato un successo contro un Vanni Cominotto, però ti confermi dopo la vittoria di Manzano. Esatto, sì, dopo Manzano ero un po' più carico, sapevo che in questa gara Vanni poteva avere qualcosa di più, però nonostante questo sono riuscito comunque a fare bene tutte le speciali ed arrivarli davanti. Gara dura questa di Fana? Divertente, dura sì, ma non troppo, erano infatti, facevamo parte delle speciali degli assoluti dell'anno scorso, quindi il trasferimento era bello tosto per una gara di regionale, comunque divertente. Dopo questa vittoria sarai il pilota di punta il prossimo anno per il campionato regionale, l'uomo da battere immagino. Beh, speriamo sì, che non arrivi nessun altro giovane, ancora più giovane di me, davanti. E novità per quanto riguarda magari la moto il prossimo anno, ancora tutto da pensare e da scrivere? No, per il prossimo anno tengo questa, sempre KTM 300. L'ultima tappa del campionato regionale è stata una gran festa di sport qua a Fana, presidente. Sì, una bella domenica, una bella giornata, credo che i piloti si siano divertiti, una gara secondo me, secondo i pareri anche che abbiamo sentito, abbastanza ben bilanciata, credo che ci siano dei bei presupposti anche per i prossimi anni, insomma, ecco, speriamo che i piloti nostri regionali recepiscano e vengano a farsi una bella esperienza, e li aspettiamo. Quindi è un arrivederci. Una vera prova di enduro, perché Fana qua ci sono prove sempre molto impegnative, chi ama l'enduro era presente. Ma sì, noi riteniamo che comunque questo sia un po' anche legato al nostro territorio. Noi abbiamo la possibilità di correre in queste zone che chiaramente hanno certe peculiarità. È chiaro che bisogna essere preparati, credo che oggi i piloti che hanno portato a termine questa gara vadano comunque riconosciuti, perché hanno fatto, diciamo così, una bella giornata di sport. E finire la gara di Fana vuol dire che quando la finisci hai vinto, secondo me. F Motori a Automoto d'Epoca a Padova, siete pronti per scoprire dei veri gioielli in questa fiera? Seguiteci!
le telecamere di Tele Friuli presenti alla 39esima edizione di Automoto d'Epoca, uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per gli appassionati di motori e della più vasta cultura legata all'automotive, ospitata dal 20 al 23 ottobre nella Fiera di Padova. Oltre 5.000 auto storiche, mostre, ricambi originali, accessori, abbigliamento e chicche per il collezionismo che richiamano a Padova amatori, professionisti del settore e il grande pubblico. Grande fenomeno attorno alle mostre che rendono omaggio alla cultura, alla tradizione e alla storia dell'automotive. La mostra Ferrari Classiche, i gioielli del Museo Enzo Ferrari di Modena. La Fondazione Gino Macaluso con l'auto storica con The Golden Age of Rally. Le grandi sfide, esposizione inedita del panorama internazionale, ammirando tra tutte la vettura più rappresentativa della sua collezione, la Lancia Stratos con livrea all'Italia e la BMC Mini Cooper S. La Lancia Fulvia HF numero 14, l'auto simbolo della leggendaria vittoria di Sandro Munari nel 1972 e la protagonista dello stand ACI storico. All'ACI Village è esposta invece la Ferrari 500 Mondial, proveniente dalla collezione Righini, uno dei 30 esemplari costruiti tra il 1954 e il 1956, e così chiamata in omaggio dei due titoli mondiali di Formula 1 conquistati da Alberto Ascari. A Padova c'è anche Maurizio De Marco a presentare la sua Mitteleuropean Race maggio 2023. Sì, la Mitteleuropean Race quest'anno nel 2023 sarà organizzata dal 12 al 14 maggio. E, il percorso è un percorso nuovo quest'anno e toccheremo tutte le quattro province del Friuli Venezia Giulia, quindi è un evento che coinvolge proprio tutta la regione e di questo noi siamo molto felici perché cerchiamo di dare un'immagine della regione molto, molto importante con i collezionisti che vengono da tutto il mondo. Anche lo scorso anno è stato un successo a livello di partecipazione, ma soprattutto tanti gioielli messi in mostra nella nostra regione in Friuli Venezia Giulia. E dici giusto, Marco, effettivamente il nostro è un evento di altissimo profilo per quanto riguarda la partecipazione di vetture straordinarie. E questo anche ringraziando l'Automobile Club d'Italia che organizza in Piazza Unità d'Italia durante la Mitteleuropean Race, organizza il concorso d'eleganza Città di Trieste, dove vengono esposte 30 gioielli, praticamente autovetture uniche, preziosissime, importantissime, che vengono esposte e giudicate da una commissione di storici e di esperti e viene data fatta una classifica in base alla tipologia di vettura che viene proposta. C'è già un percorso disegnato per quanto riguarda la prossima edizione ancora in fase di studio? Ma diciamo in linea di massima il percorso si svolgerà con la partenza da Trieste e andremo in provincia di Gorizia con delle prove cronometrate sul Monte Calvario che è un must praticamente. Poi dal Monte Calvario andremo prima a Percotto, alla distilleria Nonnino e poi da lì proseguiremo fino a Villa Manin, a Spilimbergo, passeremo Pinzano al Tagliamento, speriamo di riuscire ad andare su sul Monte Muris, che è un po' complicato per quanto riguarda le pendenze per le vetture degli anni 30 che purtroppo soffrono abbastanza le salite, e poi passeremo Fagagna, torneremo di nuovo sul Colio e rientro a Trieste, questo per quanto riguarda la giornata di sabato 13 maggio. La domenica invece il percorso si svolgerà tutto quanto in provincia di Trieste, andremo in delle location bellissime, con delle strade bellissime, per arrivare in Piazza Unità dove ci sarà l'arrivo della Mittel e le premiazioni del concorso d'eleganza Città di Trieste. ACI storico, siamo in un pezzettino di storia dell'automobilismo italiano, c'è anche la vettura con cui nel 1972 Munari e Mannucci vinsero il 41esimo rally di Monte Carlo, appunto una Lancia Fulvia HF 1006, e questo è in occasione del 50esimo anniversario.
c'è un grosso problema che molti non sanno di avere: l'appiattimento dello pneumatico. Spieghiamo cosa si può fare per risolvere questo problema. Allora, intanto grazie della domanda. Il piatto del pneumatico sovviene appena dopo aver fermato la macchina, e avviene in ogni caso sempre in qualsiasi condizione. Semplicemente è un fenomeno leggermente empirico, perché deve tener conto di vari fattori che non sono stabili, ossia la temperatura del pneumatico, se uno ha, come si dice, tirato sulla macchina e i pneumatici sono più caldi, se il suolo è molto freddo, eccetera, aumenta tutto questo piatto del pneumatico, ma avviene sempre. Voi avete trovato una soluzione a questo? In effetti, dopo varie ricerche, abbiamo trovato che, utilizzando il prodotto che produciamo adesso, dal 2009, sono 12-13 anni che lo facciamo, abbiamo un prodotto che ovvia al piatto del pneumatico con un'efficienza del 95%. La 106 Rally è ovviamente un'icona sportiva per quanto riguarda salite, rally e quant'altro, ma sta diventando anche un'ottima young timer da tenere nel proprio garage e magari vuoi fare un'uscita domenicale un po' più sportiva e divertente. Come club siamo nati nel 2020, eravamo un piccolo gruppo di amici che pian piano sono diventati sempre più grandi e abbiamo radunato molti appassionati sia di 106 rally ma anche 205, 309, quindi tutte le vetture sportive appartenenti alla Casa del Leone, ovviamente con un'impronta sportiva, quindi principalmente XSI Rally, Peugeot Sport, 106 Sport. Adesso ad oggi abbiamo circa 180 soci. Buonasera, con noi c'è Andrea Gava, un saluto, uno che è stato tra l'altro il grande protagonista della Bibione Enduro la stagione passata, perciò parliamo della Night Race e poi quello che era stato il Triveneto, perciò riparliamo di nuovo di quello che poi sarà l'appuntamento del 29 del 30, perciò manca pochissimo, di ottobre, Night Race al sabato sera, motocross sulla sabbia, poi quello che sarà il trofeo nord-est di Enduro e campionato Veneto, perciò ci sarà ancora sempre e quasi esclusivamente sabbia, ormai l'ami particolarmente, anche se poi la tua stagione quest'anno ha significato anche motorelle. Allora partiamo da quella che sarà poi la gara. Non sei informissima come la scorsa stagione dove sei stato un assoluto protagonista, però come sta andando questa fase di preparazione? Buonasera a tutti. Sì, diciamo che stiamo preparando al meglio le due gare del 29 e del 30 qui a fine mese, in modo tale da far divertire sia i piloti che soprattutto il pubblico, perché Bibione è tanta roba anche per l'evento in sé, oltre alla gara. E io mi sto preparando nel miglior modo possibile per recuperare anche dall'infortunio, per arrivare bello in forma le ultime due gare di stagione. E quindi sì, cercherò ovviamente di mantenere alto il nome dell'anno scorso, perché avendo vinto sabato sera e un secondo posto la domenica, quest'anno non è che posso arrivare e andare piano, quindi bisogna tirar fuori veramente i denti. Probabilmente andrai forse un po' meglio a mio avviso il sabato sera, perché lì ci sono delle prove praticamente che durano molto meno, perciò puoi buttarti e buttare il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, e andare fortissimo. Poi una gara di enduro, quella della domenica, diventa molto più faticosa. Esatto, tra il sabato e la domenica il format di gara è molto diverso. Il sabato ce la giochiamo con le qualifiche come primo turno, poi le due manche e la supercampione a finire. Sono manche più corte, da 8 nei 10 minuti, così anche per riuscire a mantenere il focus sulla gara anche a livello di pubblico, e ovviamente anche a livello fisico ti aiuta un po', perché hai la possibilità di dare tutto, il tutto per tutto in quei 10 minuti e poi riposare. E mentre la gara di enduro parti la mattina, corri tutto il giorno, stai fuori quelle 6-7 ore e lì ti spremi in maniera diversa.
Anche quindi... perché tu arrivi da un infortunio partito, mi sembra, durante la stagione di Motorelli, dove avevi iniziato da vero protagonista nel campionato italiano con la Beta NSM Moto, perciò di Mirko Miotto, c'erano tutte le componenti per fare una grande stagione, poi purtroppo è arrivato l'infortunio. Eh sì, diciamo che la stagione era partita veramente bene, perché mi sono tolto delle soddisfazioni molto belle, soprattutto nel Motorelli, ma anche nell'enduro, nel trofeo Beta, dove sono riuscito a vincere delle gare, dei bei podi, delle posizioni di vertice al Motorelli, che per me era molto importante, e quindi era partita forte. Poi in allenamento una caduta, mi sono rotto il braccio e mille peripezie per riuscire a recuperare, vabbè, fa parte del gioco, lo accettiamo. E sono riuscito a tornare in moto l'ultimo mese per finire le ultime gare e per recuperare, anche perché dovevo arrivare alla gara di casa il più in forma possibile. Dai, così anche... quasi è. Senti, esatto, allora, esatto. Volevo, tu hai vissuto dei momenti splendidi lo scorso anno, proprio durante la gara del sabato sera, perché il pubblico era numerosissimo a bordo praticamente di quella che è questa pista sulla sabbia di Piazzale Zenith. Tanto pubblico, il pathos che si misurava, un fascino delle notturne, i motori che si mischiavano alla musica, uno schermo gigante, i fuochi artificiali, fare il risultato pieno, cioè vincere l'assoluta in quel caso, è a mio avviso un qualcosa di prestigioso, anche perché c'erano piloti che andavano forte. Sì, infatti, sono... il sabato dell'anno scorso è stata una cosa per me incredibile, perché comunque i piloti buoni c'erano, e non mi aspettavo di riuscire a stare davanti. Quindi arrivare alla fine, vincere, il boato, le luci, la musica, cioè era veramente una cosa incredibile. Infatti ho detto, cavoli, l'avrei voluto mettere in loop per tutto l'anno. No, è stata veramente bella, infatti non vedo l'ora che arrivi sabato per scendere di nuovo, diciamo, nel ring della sabbia. Come motoclub Bibione, come squadra, partecipanti alla gara nelle varie batterie, chi c'è di buono? Allora, quest'anno siamo io, Enrico Babuin, che ha fatto anche le ultime gare in Beta nel team. Ci sarà Jacopo Crepaldi, un rientro dopo 2 anni al di fuori del motoclub, e l'inossidabile Matteo Mario, che cercherà anche lui di tirar fuori tutte le energie che non ha spremuto durante la stagione lavorativa. E quindi una buona squadra quest'anno, che sicuramente ci darà la possibilità per combattere per il podio. A livello di iscrizione di altri team, piloti che immagino stiano arrivando, a tuo avviso chi saranno i favoriti? Ancora è troppo presto, perché le iscrizioni sono ancora aperte. Allora, le iscrizioni sono ancora aperte, voci di corridoio chiamano nomi importanti, e quindi sicuramente sarà ancora più agguerrita dell'anno scorso, e infatti non potete mancare. Dalle 19, veramente... sembra. Dalle 19 inizieranno le batterie di qualifica fino alle 20. Esatto. Praticamente... quasi totalmente notturna, quello spettacolo, e poi la partenza con questo boato, un qualcosa di unico, sì, anche un fantastico, direi. È una cosa che se non la vivi non la puoi godere a pieno, quindi bisogna esserci per il pubblico, ma anche per, diciamo che per noi che fa bello, ci gasa, ci dà la forza, e poi perché è bello. Invece la domenica, domenica 30, lì si volta pagina, perché c'è la classica ormai enduro di Bibione, sia spiaggia che poi anche il terreno, quello bello duro di Cesarolo, lì c'è il trofeo Nord-Est, il campionato Veneto, perciò si volta pagina completamente, lì bisogna andare in maniera diversa, non si può andare con la manetta al massimo come il sabato, perché le prove sono molto lunghe e faticose, e lo hai detto prima, perciò bisogna anche, soprattutto per te che rientri da un infortunio, non hai ancora il ritmo gara così lungo, dovrai dosare un po' le forze. Infatti la domenica si fa lo switch anche a livello di gestione gara, di gestione moto, di setting,
in modo tale da avere una moto che ti permetta di andare forte sia nel morbido della sabbia che sul duro del cross test di Cesarolo. Quest'anno con Massimo, il presidente, stiamo valutando e escogitando una speciale in spiaggia un po' diversa dagli altri anni, in modo tale da rendere più bello il guidare la sabbia e anche il vedere per il pubblico, e anche un po' meno fugace, così da poter anche vedere un po' più la Favorire l'arrivo differenza. di piloti che magari temono un po' la sabbia. Esatto, soprattutto per loro che magari negli anni scorsi hanno detto: cavoli, era un po' velocina, quest'anno la facciamo più bella, prendendo un spunto dai fettucciatoni francesi del mondiale che chiunque sogna di poter fare. Vogliamo riportare un po' quel mood a livello sabbioso, così da seguire quell'onda anche un po', diciamo, da cariana che ti Ma te ne sai culla. qualcosa? Mi sembra che una partecipazione all'Enduro Par de Tuché ci sia stata. Esatto. Il Touquet è una cosa un po' da malati mentali, perché è una gara fine a sé e ha un fascino incredibile, quasi paragonabile alla gara di Vignone. E adesso diciamo che sto un po' strizzando l'occhio all'Africa, in modo tale da poter fare qualche rally raid di quelli importanti. Quindi si parla sempre di sabbia, diciamo, c'è poco Comunque cosa da c'è girarci attorno. nel immagino sia un programma più invernale che altro. Si parte ovviamente con la possibilità poi di vivere la regina che è la Dakar, ma prima ci sono altri step molto importanti da vivere. Sì, infatti l'obiettivo era Dakar, quello no, non lo nego, però ovviamente ci sono dei problemi di budget da sormontare. Però un passo alla volta, dai, cercherò di farcela. E Andrea, prima di la arrivare lì. moto invece che sceglierai, scusa, proprio a Bibione, sabato e domenica, cambierà la cilindrata oppure sarà la stessa? No, la moto sarà la stessa, un Beta 350 a quattro tempi che ho usato durante la stagione, sia per i rally che per l'enduro, che per me è stata veramente una moto top. Cioè, sono rimasto a inizio anno un po' titubante, ho detto il passaggio ai quattro tempi, così ho detto, non so, poi l'ho usata e ho detto wow, che moto. E adesso la mettiamo in sabbia e vediamo di chiudere il cerchio, diciamo, di terreni. Questi giorni la preparazione fisica tua come avverrà in vista appunto dell'appuntamento sia del 29 che del 30 di ottobre lì a Bibione? Beh, sabato cercherò di andare a girare un po' in moto, anche per prepararmi per la questione sabbia, buche che si potrebbero formare. E la domenica avremo un hobby sport con un test beta e onda a Sagareda, organizzato sempre da NSM, quindi cercherò di allenarmi per la speciale di Cesarolo e poi durante la settimana si lavora. Ci riposiamo per le fatiche del weekend. E questo era Andrea Gava che ci ha raccontato la sua fase di avvicinamento, ma anche quella del motoclub di Bibione del weekend. Lo ricordiamo, 29 e 30 di ottobre. Il sabato sera del 29 c'è la Night Race, spettacolare gara di motocross sulla sabbia. Poi domenica il campionato Nord-Est e Trofeo Nord-Est e campionato Veneto di Enduro. Perciò ce n'è per tutti i gusti, anche per lui che sarà, come è stato lo scorso anno, sicuramente protagonista della 2 giorni. Grazie Andrea, buon divertimento ed in bocca al lupo. Grazie a tutti, buona serata, ci vediamo Bibione.